In diretta allora subito con le interviste del post partita con capitan Nemanja Petric. Era partita anche bene l'Emma Villas UBE Siena, poi nel corso del match è venuta fuori tutta la qualità della Itas Trentino. Sono i vice campioni del mondo, insomma sono fortissimi. Siena comunque ci ha provato, le percentuali in attacco della squadra non sono state altissime, ma d'altronde loro sono fortissimi in tutti i fondamentali. Qual è la tua analisi a caldo del match visto che è appena finito? Ma una vittoria meritata assolutamente da squadra di Trentino, sono una squadra fortissima che oggi ci ha messo in difficoltà da subito con la battuta e con l'attacco, sono sempre aggressivi e sapevamo che era difficile, aspettavamo questo tipo di partita e purtroppo non siamo stati ad altezza su alcuni fondamentali. Loro battuta, anche se non ha fatto tanti punti diretti, ci ha staccato molto dalla rete. E poi è stato difficile giocare con una squadra così. Abbiamo provato, non è bastato per niente, dobbiamo essere bravi di continuare a lavorare come abbiamo fatto questa settimana. Ci dispiace perché abbiamo lavorato abbastanza bene e niente, si va avanti con un pensiero per la prossima partita. Ecco, avevate ritrovato entusiasmo, no? Dopo la vittoria contro Monza, tre punti importanti anche per la classifica. Certo, oggi era difficile pensare di proseguire, magari trovare una vittoria o dei punti contro i vicecampioni del mondo, però quali sono le cose positive da salvare anche di questa partita per guardare alle prossime sfide? No, ma assolutamente bisogna pensare che in tutte le partite si deve provare, si deve cercare di fare qualcosa, quindi indipendentemente come vanno e con chi giochiamo, quindi questo per primo. Poi oggi sono state anche delle belle giocate, alcuni belli colpi, ma come fa vedere il risultato non basta per niente, quindi bisogna avere la concentrazione per tutta la partita e di tenere un livello di gioco alto. Dobbiamo lavorare su questo sia in allenamenti sia nelle partite, perché si cresce facendo queste cose in partita. Anche oggi ampie rotazioni, avete giocato praticamente tutti gli elementi a disposizione dello staff tecnico in un periodo che è denso, perché ora il 21 c'è il recupero in trasferta contro la Juve, poi il 26 un'altra trasferta contro Perugia, quindi una partita dopo l'altra. Sì, non è che prima volta che abbiamo visto le partite che abbiamo vinto grazie a tutti i giocatori. E in questa Superlega soprattutto la nostra squadra ha bisogno di tutti i giocatori, quindi questo è una cosa in più e dobbiamo cercarla di sfruttarla. Grazie mille a capitan Nemanja Petric. Fra pochissimo potremo andare anche con l'intervista con un giocatore della Itas Trentino. Ancora in diretta dal Palaestra con Daniele Lavia, una grande prova della Itas Trentino, tre punti meritati, alte percentuali per la squadra in attacco, anche per te una buonissima prestazione, nove punti, alcuni nel finale di partita, tra l'altro di pregevole fattura, insomma siete sicuramente soddisfatti dopo un successo come questo? Sì, siamo soddisfatti, non era facile approcciare questa partita perché loro arrivavamo da una vittoria importante contro Monza e noi da un periodo lungo di partite col Brasile, fusi orari, temperature un po' diverse fra l'Italia e l'estero, però siamo stati bravissimi a essere concentrati, ad essere concreti, a mettere appunto le palle a terra, quelle più importanti, a ricevere bene, a battere. Diciamo che siamo riusciti a metterli sotto, anche se è stata comunque una partita importante per noi, ma molto difficile da approcciare. Loro ci hanno messo in alcuni momenti in grande difficoltà. Tanti impegni anche internazionali e ravvicinati, uno dopo l'altro, avete dimostrato però di non essere stanchi, perché insomma avete fatto vedere una grande pallavolo anche quest'oggi. Abbiamo avuto poco tempo per allenarci, ma tanto per giocare. Il mondiale sicuramente in Brasile ci è servito tanto per concretizzare quello che ci dicevamo durante tutti gli allenamenti, durante le riunioni.
come ogni anno è servito tanto, tanto tanto a livello proprio di gioco. Siamo stati bravi secondo me oggi ad approcciare alla grande questa partita e a portarci il risultato pieno a casa, perché ci serviva tanto per la classifica, che sinceramente non ci piace tantissimo, però vogliamo cercare di risalire. Siete andati bene al servizio, poi in attacco, 60% complessivo in attacco, e poi anche a muro 11 murate vincenti contro 2 di Siena, quindi insomma un po' in tutti i fondamentali avete fatto una ottima prova quest'oggi. Beh, siamo stati bravi come detto tu in tutti i fondamentali, sì, siamo sicuramente soddisfatti, stiamo facendo veramente un salto di qualità da prima del mondiale a dopo il mondiale, abbiamo fatto veramente un gran salto di qualità e di questo siamo veramente felici. Vice campioni del mondo, adesso insomma tanti altri obiettivi, se pensi ai prossimi mesi qual è l'idea che hai in questo momento? Beh, noi pensiamo partita dopo partita, abbiamo tanti impegni, Champions League, abbiamo una partita importantissima il 28, che sono i quarti di Coppa Italia, e appunto come ho detto prima la classifica non ci piace, quindi dobbiamo fare una partita veramente concreta e importante. Poi ovviamente partita dopo partita, perché abbiamo tanto da fare, tanto da lavorare, anche se abbiamo poco tempo per appunto allenarci, però tutte le partite ci servono per migliorare, ogni palla è importante. Grazie mille a Daniele Lavia e complimenti per la vittoria. Grazie, ciao.